La nostra attività nasce 3-4 anni fa. Abbiamo messo insieme le nostre competenze e incrociato anche delle nuove esigenze del mercato del settore immobiliare, dove sostanzialmente per vendere o affittare le case sempre più è necessario avere una buona immagine del prodotto casa, perché noi lavoriamo sugli arredi del prodotto casa per poterlo presentare al meglio nei momenti della vendita e dell'affitto. Partendo da un presupposto che comunque gestendo Airbnb, essendo inventata questa cosa, è nato il bisogno di intervenire su alcuni spazi. E in particolare di home staging e di relooking, dove per home staging si intende una tecnica di marketing per appunto vendere il prodotto casa, sia nel momento della vendita sia nel momento dell'affitto, a seconda dei diversi target che si vogliono incontrare. Quindi l'arredo in questo caso non è finalizzato ad abitare la casa in maniera stabile, se è la vendita, ma a presentarla al meglio, far capire gli spazi attraverso degli allestimenti che sono temporanei. Il nostro target di riferimento come clienti, ci rivolgiamo alle agenzie immobiliari che hanno la trattativa effettiva della vendita e dell'affitto dell'immobile e collaboriamo con loro. Di volta in volta individuiamo il target e quindi le strategie da mettere in atto per attrarre quel tipo di pubblico piuttosto che un altro. Sicuramente in Riviera abbiamo turisti diversi che hanno esigenze diverse, se la famiglia piuttosto che lo sportivo, piuttosto che appunto single che si muovono. Allora, se si va in quella direzione, adattiamo diciamo, la presentazione dell'oggetto casa in quella direzione per riuscire a catturare il cliente finale. Lavoriamo con chi ha veramente bisogno di rifunzionalizzare gli spazi, che ha una stanza grossa e vuole farne due, dai mobili Lego che si spostano, puoi fare dei muri di Lego che li sposti, cioè riutilizzare sempre, non lasciare cose fisse, essere sempre che ruotano. Chiamati a rendere più accogliente gli spazi, diciamo pre-spettacolo. Lo spettacolo in sé è stato allestito dalla regia. Prevalentemente per noi è materiale di riciclo e cerchiamo di riusare quello che come dire, il cliente già offre, se c'è un immobile semi-arredato o arredato, oppure dei pezzi che troviamo noi. Usiamo varie strategie, sicuramente sul passaparola e il fatto di contribuire e di partecipare a degli eventi è un modo per noi per farci conoscere e far capire il valore di questa attività, dove con pochi gesti si riesce appunto a rendere un ambiente accogliente e piacevole. E poi andiamo a cercarci appunto le agenzie e i privati che hanno patrimonio immobiliare da dover mettere sul mercato. Un settore importante è sicuramente quello legato all'Airbnb e agli affitti brevi, che adesso ha proprio una stagione di grande interesse. Però c'è da dire che il passaparola non lo usiamo tanto, usiamo tanto la nostra presentazione, perché il passaparola non lo stiamo usando più non so, un evento a Milano, un evento a Savona, un evento dall'Asse. Sicuramente il Sì, il sistema degli passaparola nasce eventi. da quello che fai, da quello che proponi, se non ti fai vedere chi Sì, sei, e da quello nasce. sicuramente la partecipazione ad eventi è utile, è importante. Cerchiamo anche di essere presenti ovviamente sui social come dire, con le competenze che abbiamo, perché è ancora un altro settore, un altro mercato. Comunque stiamo crescendo e ogni occasione è di grande interesse.